Perfetto. Allora, per capire quello che succede in Europa adesso, bisogna risalire in maniera prossima al piano Calergi. Richard Nikolaus Codenov Calergi, nato nel 1894 e morto nel 1972, ha avuto come maestri un Rosa Croce, John Valentin André, nato nel 1586 e morto nel 1654, e Comeschi, detto Comenius, nato nel 1592 e morto nel 1670. Il terzo è Saint-Yves, nato nel 1824 e morto nel 1909. Allora voi vedete che questo piano, che oggi si sta realizzando, si è realizzato in pratica sotto i nostri occhi, è nato già nel 600, è stato portato avanti nel 700-800 e con Calergi arriviamo al 1972. Calergi è nato a Tokyo, il papà era ambasciatore francese in Giappone, era amico intimo di Theodor Herzl, il fondatore del sionismo. Quindi Calergi fa un tutt'uno per famiglia con il sionismo e con il piano mondialista di dominio di Israele e degli Stati Uniti di America sul mondo intero. Nel 1922, quando fecero gli inglesi il libro bianco a favore dello Stato di Israele, nel 17 parlarono del focolare ebraico in Palestina, nel 22 il libro bianco, nel 48 poi gli israeliti entrarono in Palestina, ne presero il 50% sino ad arrivare all'80% attuale. Nel 22 Calergi fondò il movimento pan-europeo, la Magna Europa. Questo vocabolo pan-europeo, Magna Europa in latino, è stato ripreso stranamente, ma non troppo, da Alleanza Cattolica. Se uno legge Cristianità, l'organo ufficiale di Alleanza Cattolica di Piacenza, fondata da Giovanni Cantoni, Roberto De Mattei, e adesso il presidente è Massimo Introvigne, e trova degli articoli soprattutto di Marco Respinti, che è il genero di Cantoni, e sulla Magna Europa. Sembrerebbe una pura coincidenza, invece nel numero, mi sembra 261 di Cristianità del 2011, c'è un articolo per la morte di Otto d'Asburgo, avvenuta nel 2011, perché Otto d'Asburgo faceva parte del movimento pan-europeo fondato da Calergi, e questo Calergi è presentato da Cristianità come un grande nobile, anche se era figlio di ambasciatore, ma nobile non era, e colui che avrebbe rifondato in un certo senso l'impero romano-germanico distrutto dalla prima guerra mondiale. E invece il piano Calergi, come vedremo, è tutto il contrario, è la distruzione dell'Europa e delle nazioni a favore del mondialismo. Lo stesso mondialismo americano massonico che ha distrutto l'impero austro-ungarico con la prima, poi con la seconda guerra mondiale, è quello che è stato riproposto da Calergi in questi ultimi anni, in questo ultimo cinquantennio, e che oggi come oggi purtroppo ha sfondato, che oramai è dilagato nell'Europa intera. Sino a qualche mese fa eravamo noi italiani a subirne le conseguenze, oggi come oggi è l'intera Europa, anche quella del nord, che ne subisce gli attacchi. Allora, 1922, Calergi fonda il movimento paneuropeo e lo fonda a Vienna. Questo movimento ha due capisaldi: mondialismo, globalizzazione, a guida degli Stati Uniti d'America e dello Stato che ancora non è nato, di Israele. Stiamo nel 22, lo Stato di Israele nasce nel 48, però già nel 17 con questo focolare ebraico c'era già in piano della fondazione dello Stato di Israele. E Papa Benedetto XV, quando si parlò di focolare ebraico, disse: da questo focolare, da questa casa scoppierà un grande incendio. È una sciagura il fatto che si parli di focolare ebraico. Allora, la nuova Europa unita
o la Pan Europa o la Magna Europa, come la chiama Rispinti assieme a Cantoni a Introvigne, è il piano, lo stesso piano di Calergi. Nel 23 Calergi scrive un libro molto importante, Pan Europa, in cui esprime tutti i suoi, le sue idee, i suoi concetti. Fu pubblicato a Vienna e fu edito dalle edizioni Pan Europa. Nel 1947 ha fondato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Parlamentare Pan-Europea, perché dal 22 al 45 in Europa ci sono stati dei movimenti in Italia, in Germania, in Spagna e in Portogallo che hanno arrestato questo movimento mondialista americano e massonico e israeliano. Nel 1947 riprende piede e nel 50 riceve Calergi il premio Carlo Magno. Ora, cosa prevede, cosa leggiamo noi nei suoi libri? L'immigrazione di massa è una necessità per cancellare i popoli e controllare gli stati. Non ci vogliono più popoli uno distinto dall'altro, bisogna mischiare i popoli affinché perdano la loro identità, di modo che si possa controllare più facilmente gli individui, che diventano una massa amorfa, senza identità, e bisogna quindi, dopo aver distrutto gli stati, poter governare tranquillamente su quelle che una volta erano le nazioni. Calergi è il propugnatore di un razzismo biologico feroce, perché secondo lui il sangue influisce sullo spirito e sul fisico degli uomini. Quindi se noi riusciamo a mischiare le cosiddette razze, che pure non sono, ma i popoli, se facciamo invadere l'Europa dall'Asia e dall'Africa, l'Europa un domani sarà un popolo di meticci che non avranno più nessuna identità, né culturale, né politica, né spirituale, né anche etnica e psicofisica. Quindi ecco, vedete, la sua ideologia è soprattutto il razzismo biologico. La stirpe superiore, secondo Calergi, è quella israelitica, e non a caso è l'amico di Herzl, il quale nel suo Stato ebraico del 1896-97, pubblicato a Basilea, e parlava di questo Stato ebraico che sarebbe poi stato fondato una cinquantina di anni dopo, e in cui avrebbe dominato nella Terra Santa una stirpe superiore che era quella israelitica, la quale avrebbe poi dovuto dominare l'Europa e il mondo intero tramite gli Stati Uniti di America. Eliminare i popoli tramite il meticciato, quello che vediamo oggi, che dalla prigione del sangue non si esce più, si esce da ogni prigione, ma una volta che hanno fatto unire l'europeo all'asiatico e all'africano, e quando saranno nati figli che sono meticci, e da questo meticciato non si esce più. Non è questione di 10, 20, 100 anni, oramai siamo diventati né africani né asiatici, un miscuglio che ha perso ogni identità. L'immigrazione indiscriminata, perché? Perché i meticci sono, lo scrive chiaramente lui, facilmente manovrabili. Mao, che non era uno stupido, diceva: fate gli uomini delle mezze donne, delle donne mezzi uomini, così governerai facilmente su mezze cose, perché oggi l'omosessualità eccetera eccetera, e quando un uomo è una mezza donna e quando la donna è un mezzo uomo, e poi il mondialismo riesce a governare su questi esseri che sono mezze cose. E lo stesso programma è quello che viene anche da Calergi, e non a caso poi i matrimoni omosessuali eccetera eccetera fanno parte di questo progetto della Pan-Europa. È quello che viviamo oggi noi, queste leggi dei matrimoni degli omosessuali eccetera eccetera, che porterebbero alla distruzione non solo di un pensiero, a un periodo di barbarie come ce ne sono stati tanti e dai quali si potrebbe uscire, ma porterebbe proprio a un indebolimento del fisico, della psiche, del popolo europeo, del continente europeo, pur così differenziato tra varie nazioni, pur in una nazione ci sono varie regioni, una differente dall'altra, le razze pure non esistono, però ci sono delle etnie che hanno delle caratteristiche, un italiano è diverso da un tedesco, un napoletano è diverso da un milanese.
ci sono queste differenze dovute alla cultura, dovute anche al suolo e al clima in cui si nasce e in cui si vive. La nuova nobiltà sarà quella dei banchieri anglo-americani, quindi bisogna, lui era un elitario, come tutti questi che governano da dietro le quinte, questi banchieri come Cuccia, Draghi, eccetera, eccetera, hanno una concezione elitaria di nobiltà, di aristocrazia, soltanto che l'aristocrazia è fatta dai banchieri, coloro che oggi governano, almeno in Italia, penso nella maggior parte dell'Europa. In Italia noi abbiamo tre governi che non sono stati eletti da nessuno, che sono stati imposti dalle banche, e per schiacciare sempre di più i cittadini tartassati, mentre le banche non pagano l'ICI perché sono enti di beneficenza. Questa è stata una delle leggi che ci ha fatto Mario Monti. La distruzione totale della vecchia Europa è cominciata col 14-18, è proseguita nel 39-45 e poi ha avuto il termine finale e definitivo dal 46 al 2015. Nel 2011 assistiamo all'ultimo atto, dopo gli attentati, gli autoattentati dell'11 settembre 2001, e c'è la guerra contro l'Iraq nel 2003, e poi dall'Iraq si passa con le rivoluzioni, primaverili in Africa, in Arabia, Siria soprattutto, Libia, Egitto. Prima negli anni 90 era successo in Russia con le rivoluzioni arancioni, e la prima è la piazza Tiananmen. Non scordiamoci che in Cina questi ragazzi avevano eretto una grande statua della libertà, per cui certamente il potere cinese non è simpatico e fa paura, ma contestare il potere cinese con la statua della libertà è stare tra Scilla e Carigi, e quindi non si poteva tifare né per l'uno né per l'altro. E era chiaro che, avendo come emblema, come simbolo, la statua della libertà, era chiaro chi stesse dietro a questi ragazzi che da soli non avrebbero potuto sfidare il colosso cinese e che hanno avuto tutta la visibilità di cui si parla ancora oggi, perché questi sono fenomeni ai quali già si pensava nel 1600, che sono stati pianificati e che poi sono stati finanziati dagli Stati Uniti d'America, dallo Stato Israele, che ha mandato lì gli agenti segreti e gli agenti speciali. La prima fase del piano Calergi è dovuta alla grande stampa americana, il New York Times e l'Herald Tribune. Gli uomini che hanno fatto parte dell'associazione di Calergi sono Winston Churchill, morto nel 65, Konrad Adenauer, morto nel 67, che passa come il campione del cattolicesimo, invece è il campione della democrazia cristiana, che è il modernismo sociale, né più nemmeno come De Gasperi e Andreotti, non è cattolicesimo. La democrazia cristiana fu condannata e Don Romolo Murri fu scomunicato da San Pio X proprio per questa concezione di modernismo sociale. In Francia condannò Marc Saunier con il Sillon, che aveva fondato il Sillon, con la lettera apostolica Notre Charge Apostolique. In Italia già Leone XIII, Rerum, adesso non ricordo esattamente il titolo, vi sfugge? No, la Rerum Novarum riguarda la questione sociale, quella della democrazia cristiana si chiama De Communi Re, mi sembra, è del 1903, condanna la democrazia cristiana come partito politico perché modernista. Un altro aderente, Robert Schuman, morto nel 63, il capo della democrazia cristiana francese, Alcide De Gasperi, morto nel 54, capo della democrazia cristiana italiana, John Foster Dulles, morto nel 52 e 59, segretario di Stato americano di Eisenhower. Poi tra le persone che spiccano come intellettuali, Sigmund Freud, che ha rovinato la nostra gioventù, perché il 68, la scuola di Francoforte e lo strutturalismo francese si sono ispirati alla psicanalisi freudiana per distruggere l'individuo. Il comunismo ha distrutto la famiglia, le patrie, la società,
e Freud ha distrutto l'individuo, perché è purtroppo entrato nella mente degli uomini e l'ha distrutta completamente. Chi si mette in mano a Freud è un uomo finito, e purtroppo Freud è diventato un guru di massa e ha informato la cultura europea dal 68 in poi. Nitti, il nostro Nitti, morto nel 53, ne faceva parte anche Benedetto Croce. La seconda parte del piano Calergi, Angela Merkel nel 2010 riceve il premio Calergi e Herman Van Rompuy nel 2012. Vedete, coloro che governano l'Europa oramai ricevono apertamente, mentre Calergi era una persona che si teneva un po' dietro le quinte, oggi come oggi non c'è più la necessità di nascondersi e si esce all'aperto. In Italia purtroppo i nostri pastori, che tutto sono tranne che pastori, sono lupi vestiti da pastori, Galantino, Bagnasco e purtroppo Bergoglio, e non fanno che ribadire e esortare e proporre queste idee, che erano idee della massoneria, di Rosa Croce e di Calergi. Suo maestro è stato il primo maestro, Johann Valentin André, 1586-1654, e quindi vedete quanto tempo prima questo piano è iniziato. Era un Rosa Croce, si dice uno dei cofondatori, una setta segreta, madre della massoneria inglese moderna, di formazione cabalistica, la falsa mistica ebraica e panteista. Scrisse un libro, De Repubblica Cosmopolita, nel 1619. La sua era una famiglia di occultisti, di magri, quindi fate attenzione all'esoterismo, evola che non. Sembrano dire cose di destra, ma in realtà fanno parte dello stesso piano. Dove c'è l'occultismo, l'alchimia, e lì c'è la rivoluzione, c'è la massoneria, c'è la cabala, c'è il diavolo. Dietro, scava scava, ci trovi sempre il diavolo. Erano melantoniani e insegnavano all'università di Tubinga, tristemente famosa, perché poi il neomodernismo che ha invaso l'ambiente cattolico al Concilio Vaticano II viene proprio da questa scuola di Tubinga, in cui hanno studiato Ratzinger, hanno insegnato Hans Küng, eccetera, eccetera. Nel 1632 André era molto malato e scelse il suo successore. Il suo successore era Jan Amos Komensky, detto il Comenius, nato nel 1592, morto nel 1670, che è il fondatore in concreto del nuovo ordine mondiale. André invece è stato il fondatore in astratto, un po' più teorico. Questo Comenius scende nei minimi dettagli pratici. Bisogna distruggere l'Europa perché è troppo ricca di metafisica greca, Platone e Aristotele, di patristica, di scolastica, quindi niente padre della Chiesa, Sant'Agostino, San Tommaso, e bisogna omologare e dirigere l'Europa tramite il dominio imperialistico degli Stati Uniti di America. Vedete, questo nato nel 1592, morto nel 1670, e i padri pellegrini lasciano l'Inghilterra per andare in America nel 1621 o 31, sul Mayflower. E quindi vedete come questo, che prevedeva già che l'America avrebbe avuto un ruolo talmente grande quando stava verso la fine della sua vita per nascere, era appena nata con quattro padri pellegrini a Roma. Quando dici pellegrino uno gli hai dato è un povero mentecatto. Ecco, questi padri pellegrini invece erano sostenuti da questi grossi poteri, e loro avevano già 1592-1670 capito come questa grande terra, allora abitata dagli amerindi, che poi saranno distrutti, perché se c'è un popolo davvero genocida è quello americano, che ha ucciso 5 milioni di amerindi. Ebbene, questo popolo dominerà il mondo intero. Lui viene da una famiglia di protestanti cecoslovacchi e polacchi,
che poi andranno negli Stati Uniti di America perché in Europa con la Controriforma saranno repressi, erano anti-Trinità alla divinità di Gesù Cristo, ma costoro no, negavano sia la divinità di Gesù Cristo sia la Trinità, quindi di cristiano non avevano più nulla, perché i due dogmi principali del cristianesimo sono la Santissima Trinità, un solo Dio ma in tre persone, e la divinità di Gesù Cristo. Il protestantesimo americano è antitrinitario, li chiamano unitariani per non scioccarci troppo, di modo che non capiamo quello che è, come quando ci dicono stiamo in default, per non farci capire che stiamo in fallimento. La gente comune dice stiamo in default, ma che sarà il default? Se gli dicessero stiamo in fallimento, la gente sarebbe terrorizzata. Allora costoro non si fanno chiamare antitrinitari, si fanno chiamare unitariani, perché negano la Santissima Trinità e negano la divinità di Gesù Cristo. E si rifanno soprattutto all'Antico Testamento. Quindi vedete come il protestantesimo, soprattutto americano, non abbia nulla di cristiano del Nuovo Testamento, ma si rifaccia in maniera cabalistica e talmudica all'Antico Testamento. È una filiazione del giudaismo talmudico e anticristiano. E scrisse parecchi libri, la sua opera Omnia è stata pubblicata ad Amsterdam nel 1657. In questa opera Omnia ci sono vari punti: un'istruzione scolastica unificata, secondo un superstato che controlli le nazioni, che devono essere prima distrutti dal medicciato, un pan-ecumenismo, vale a dire tutte le religioni messe assieme, devono formare una vaga religiosità umanitaria, e quello che è successo purtroppo ad Assisi nell'86. Vedete, Assisi nell'86 non è stato un colpo di follia di Giovanni Paolo II, è stato un piano già risalente al 500, al 600, che prevedeva la distruzione degli stati, dei popoli e dell'unica vera religione, quella cattolica apostolica romana, mediante l'ecumenismo, il meticciato per le nazioni, l'ecumenismo per la religione. Quando tu mischi tutte le religioni, musulmani, ebrei, animisti, vudù, stregoni, africani, eccetera, eccetera, mamalucchi, e più ne ha, più ne metta, hai intaccato la sostanza della religione cattolica. Bisogna distruggere la Chiesa di Roma, perché sanno che è l'unica vera religione, a partire dall'invasione dei nordici, e il Concilio Vaticano II è stato fatto dai teologi di Tubinga, dell'Olanda, della Germania. Un bravo autore ha scritto un bel libro, Il Reno si getta nel Tevere, per indicare proprio come oramai questi nordici, pieni di mentalità non solo protestantica ma anche di filosofia immanentistica e kantiana, e si siano gettati nel Tevere e abbiano, con l'avallo di Giovanni XXIII, preso il potere all'interno della Chiesa e abbiano fatto passare la loro falsa filosofia e falsa teologia all'interno dell'ambiente cattolico. Per cui quello di oggi, il cristianesimo, quello di cui ci si parla abitualmente non è più cristianesimo, è modernismo. È come scambiare Fini per Mussolini. Quando Bergoglio eccetera eccetera ci parlano di cristianesimo, di accoglienza, di umanitarismo, non sono idee cristiane, sono idee condannate costantemente dal Magistero fino a Pio XII nel 58, idee che poi sono state propinate da Giovanni XXIII, sono adesso tutti i personaggi che hanno avuto delle collusioni come minimo con la massoneria e con il Brahim Ritter, che è la massoneria ebraica. E con un'invasione non solo nordica ma anche ottomana e musulmana. La Turchia oggi cerca di avere, e lo sta avendo, un piano molto importante per la distruzione della Siria. Distrutta la Siria, costoro entrano facilmente in Russia, e lì si gioca davvero la partita determinante, perché Putin non può permettere che entrino in Siria, e dalla Siria poi facilmente entrerebbero in Russia. Quindi noi stiamo sull'orlo di una guerra nucleare e mondiale. Il cardinal Poupart, francese, che era il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, il 16 aprile 1993, in un simposio a Roma intitolato L'eredità di Comenio, di Comeschi,
che è stato il maestro di Calergi, lo definì pioniere di una nuova educazione dell'uomo per l'uomo. Vedete, non più l'uomo finalizzato a Dio, ma l'uomo è finalizzato all'uomo, questo è il panteismo. Il fine dell'uomo è l'uomo, e il fine ultimo non è più Dio, è l'uomo. È l'antropocentrismo, è il panteismo. È la contraddizione del cristianesimo e del cattolicesimo. Nel post-concilio, il nuovo ordine mondiale purtroppo è stato predicato da Giovanni Paolo II il 24 febbraio 1980 nel discorso al corpo diplomatico, molto importante perché è un discorso che ha una valenza politica mondiale. Lui disse, testuali parole, un nuovo ordine mondiale ancora da edificare nell'80, mancava qualche anno, che porterà un futuro di felicità e di dignità umana, e tant'è vero ha portato tutto il contrario. Benedetto XVI nell'enciclica Caritas in Veritate del 2006 al numero 67 dice: urge un'autorità politica mondiale per il governo dell'economia mondiale. Allora vedete, un'economia mondiale è il mondialismo e un'autorità politica mondiale. Il piano dei massoni di un tempio universale, di una repubblica universale, quindi un supergoverno politico mondiale, universale, e una super religione che è il miscuglio, l'amalgama di tutte le religioni, quindi che è una irreligione, è una parodia della religione. Quando io metto assieme delle religioni che si contraddicono, allora tutto è vero, tutto è falso, tutto è relativo, è la negazione della religione che è verità, un solo Dio, una sola fede. Ebbene, questo piano è stato realizzato purtroppo anche con l'avallo di uomini di chiesa, non la chiesa perché è divina, ma uomini di chiesa che hanno tradito e si sono prestati a questo piano diabolico e massonico che risale già al 600, 5-600. Ancora Benedetto XVI in un documento del Pontificio Consiglio Giustizia de Pax del 2010 parla di una creazione di una banca centrale mondiale, come se non ci bastasse quella europea, che già ci ha messo in croce. Quando arriverà quella mondiale, poveri. Beh, c'è già, diciamo. Sì, però non funziona ancora, poi questo è del 2010, il discorso. Un altro, l'ultimo, di questi maestri di Calergi è Alexandre Saint-Yves d'Albendre, nato nel 1842 e morto nel 1909. È il continuatore di Comenius, l'organizzatore ancora più pratico, più che filosofo, del nuovo ordine mondiale. Tuttavia ha insistito molto, dottrinalmente, sul ruolo predominante di Israele. Naturalmente nel 909 ci si avvicinava sempre di più, rispetto al 1590, alla creazione dello Stato di Israele, e quindi lui scrisse un libro, Mission des Juifs, la missione degli ebrei, Parigi, edito da Calman Levy nel 1882, è stato ristampato nel 1990 dalle edizioni tradizionali che sono ghenoniane di Parigi in due volumi, si può leggere, molto interessante. Ci vuole una sinarchia europea, vedete, utilizza questo termine, sinarchia, un governo occulto di pochi eletti, di pochi gnomi, che ha come centri fondamentali Londra, Parigi e Bruxelles. Vedete un po', perché a Bruxelles hanno fondato, dice, ma come mai Bruxelles? È perché già era stato stabilito prima. Parigi, oggi come oggi, non conta più nulla. Questo presidente Olanda che vuole scatenare la guerra ha bombardato, era Sarkozy, la Libia, adesso vuole bombardare la Siria. Non lo fa soltanto perché ha paura di Putin. Ha perso ogni consenso, eppure è uno che comanda. Non perché abbia un potere reale nella sua nazione, ma perché glielo danno costoro. Il mondo intero deve stare sotto gli Stati Uniti d'America e Israele. Ha previsto anche una superchiesa cristiana, tranne quella romana, tranne nel caso che quella romana, che per lui però era qualcosa di irrealizzabile, non avesse accettato nei suoi uomini di entrare in questo calderone pan ecumenista delle religioni, come è successo ad Assisi, che poi dall'86 è stata ripetuta costantemente anche purtroppo da Benedetto XVI. E un'Europa dominata dai banchieri
un governo di tecnici economisti, come ce l'abbiamo avuto noi con Mario Monti, che è stato il colpo di grazia, perché bene o male fino al 2008 non facevamo la fame. Quando sono arrivati questi tecnici al governo ci hanno ridotti all'astrico. Allora, non mi dilungo molto, vedete, è un piano, si potrebbe approfondire di molto, ma sarebbero cose molto delicate. E io mi fermo qui, se ci sono domande rispondo volentieri. Ma voi vedete la gravità della situazione che noi corriamo. Allora, ecco, io ho finito.